Perché fu proprio negli inizi del 1900 che mio nonno Geremia, con altri agricoltori della precollina, mise in piedi una piccola fabbrica di pomodoro. Mio padre faceva l'agricoltore, mio nonno faceva l'agricoltore e io farò l'agricoltore fin tanto che avrò la forza di farlo. Un patrimonio dell'azienda sono le risorse umane, il senso della famiglia, quel concetto di onestà, di correttezza, di chiarezza e nello stesso tempo di amicizia, ma quell'amicizia che porta a una collaborazione seria e corretta. Noi lavoriamo con greci da anni, ci troviamo bene, per noi è considerata come una grande famiglia, speriamo di continuare anche in futuro, di avere questa possibilità di essere parte di questa grande famiglia. Qualunque cosa cerchiamo di far si faccia, vogliamo farlo bene e quindi badiamo molto alla qualità del prodotto. Poi cerchiamo di farlo anche tenendo conto dell'ambiente in cui siamo. Il processo che porta piano piano a trasformare in 12 ore dal momento della raccolta, dal momento in cui il prodotto finito è nelle scatole, a fare sì che questo, il risultato finale, sia perfetto. In effetti bisogna curare un po' tutti i dettagli. Io direi che a differenza di altri prodotti, il pomodoro ha qualcosa in più. Se uno non ha la passione fin da giovane, non potrà mai avere un buon prodotto, un buon raccolto, perché lo devi sentire dentro proprio. L'olio è da fare una produzione, una serie di, una linea di prodotti che hanno un valore, che sono buoni, che rappresentano il nostro stile, il nostro spirito, la nostra mentalità.